Una visita inattesa, ma quanto mai interessante, quella effettuata stamane agli ospedali di Nocera Inferiore e Pagani dal presidente della regione Vincenzo De Luca. Sorpresa per i dipendenti ospedalieri dell'Andrea Tortora, che in mattinato hanno incontrato per le corsie dell'ospedale il presidente della regione De Luca, il neo dirigente dell'azienda, nonché commissario dottor Mario Iervolino e il direttore sanitario dottore Vincenzo D'Amato, i quali hanno visitato alcuni reparti, fra i quali l'onchepatologia e le sale operatorie. Il presidente si è poi intrattenuto con il direttore sanitario dottore Mario Sanucci e il dottore Catello Califano, responsabile della oncoematologia, ai quali ha espresso le sue idee, i suoi progetti e il desiderio che l'ospedale di Pagani, con il centro oncoematologico, divenga centro di eccellenza e punto di riferimento per la cura delle malattie oncoematologiche. Il presidente De Luca si è anche congratulato con il dottore Califano, al quale ha espresso la sua gratitudine ed ha anche espresso tutta la disponibilità amministrativa ed economica, per cui ha continuato il presidente De Luca. Abbiamo recuperato molto in merito alle cure e alle liste d'attesa, ma bisogna recuperare ancora e fare in modo che l'Agro, Salerno, la provincia siano per la sanità punti di riferimento per chi ha necessità. Alla fine, dopo buon e profumato caffè, il presidente ha salutato, ma ha dato appuntamento ai responsabili a quanto prima. Abbiamo già realizzato punti di svolta straordinari in Campania. Abbiamo pubblicato i dati delle attese medie, cioè delle liste di attesa per quanto riguarda le visite nelle principali patologie. I tempi di attesa in Campania sono già la metà rispetto alla media nazionale. Io sono qui a fare una visita a Nocera Pagani perché voglio che diventi uno dei poli di eccellenza della sanità regionale, questo di Nocera Pagani, e specificamente qui a Pagani, dove siamo con il dottore Califano, dobbiamo far nascere un polo oncologico davvero di grandissimo rilievo. Siamo alle ultime battute per fare la gara, per realizzare la struttura per oncologia, per la medicina nucleare. Dobbiamo per la verità accelerare un po' i tempi. Ma alla fine avremo a Pagani un polo oncologico che sarà uno dei due o tre di tutta la regione, insieme con il Pascale, credo il Ruggi, ma l'Agro deve avere dei punti di eccellenza, perché è una delle zone più densamente popolate della regione ed è sicuramente una delle aree strategiche. Accelereremo ancora di più i tempi per gli interventi a Nocera, a Pagani per il polo oncologico e poi per le cose che sapete a Scafati e Sarno. Il presidente punta molto su questa struttura per farla diventare quella che già è, cioè un polo di eccellenza per quel che riguarda la cura oncoematologica della regione Campania e innanzitutto per i cittadini dell'Agro Nocera Sarnese, che mai come questa volta possono dire di avere una struttura che può dare le risposte che deve dare. Ma contenti che dell'attenzione, che spero che sia così, che sia venuto per l'attenzione verso l'ospedale di Nocera Pagani e per questo territorio, viste tutte le gravi carenze che ci abbiamo e siamo in un periodo un poco particolare, cioè verso il periodo estivo che siamo in grosse difficoltà come personale e che il direttore che è andato via aveva avviato comunque dei percorsi che però ad oggi è tutto fermo, non vorrei che non sono stati attuati ancora e non vorrei che adesso questo bloccherebbe ulteriormente, visto perché poi chiaramente il nuovo direttore commissario che dovrà rendersi conto delle cose, ma siamo alle porte dell'estate e quindi spero che ci sia un'accelerata anche a tenere in considerazione il personale che comunque sta in grossa sofferenza.